Pronto? Clara, stasera dovrai assolutamente scoprire la posizione del tesoro e poi comunicarcela subito. Troverò un modo per andarmene prima. Ragazzi, ho delle novità riguardo il tesoro dell'abbazia di Nonantola. Ah, bene. Il professor Alberto Zoboli, buonanima, nel corso delle sue ricerche era giunto alla conclusione che Carlo Magno avesse fatto nascondere ai monaci un tesoro consegnato da lui stesso durante il suo viaggio verso Roma, per l'incoronazione a imperatore. Il professore sosteneva nel suo ultimo libro di aver trovato anche l'esatta locazione del tesoro, ma di essere troppo vecchio per poter ricamare la scoperta, preferendo lasciare indizi così, quella, a chi fosse abbastanza sveglio e appassionato per poterli risolvere. Aggiornate dopo. La frase dedica dei suoi ultimi tre libri. Non ci resterà che galleggiare questo mare di illusioni. Ho applicato la tecnica di cifratura dell'epoca, chiamata la croce di Carlo Magno. Ecco, vi faccio vedere. Si tolgono tutte le lettere che compaiono più di una volta ed ottieni quattro lettere come sul monogramma. HQMD che significa? Ritengo che significhi Headquarter Magister Diaconi. Inglese e latino assieme? È un altro indizio. Uno dei consiglieri di Carlo Magno era Alcuino, maestro della scuola episcopale di York, un inglese. E dove sarebbe questo quartier generale di Alcuino qui a Nonantola? Sovrapponendo il monogramma alla mappa di Nonantola, partendo dall'abbazia e allineando le punti cardinali, si segue la linea che va a nord, indicata dal piccolo rombo al centro, finché non si trova un'abitazione descritta dal prof. Zoboli in uno dei suoi libri. Va bene, io devo scappare. Ci vediamo domani. Va bene. Ciao Clara. Ciao. Ciao, ciao. Ho la posizione del tesoro. Te la invio. Ci vediamo domattina alle 8. Gli altri non avranno ancora i permessi per lo scavo. Beh, ma quindi tu perché sei arrivato in ritardo? Sono uscito a Modena Nord invece che a Modena Sud. Avevi la mappa al contrario? Mi dispiace. La mappa al contrario? Ma certo, quando Carlo Magno è passato per Nonantola era diretto verso sud, non verso nord. Quindi il monogramma va girato. Allora il luogo non è giusto. Devo avvertire subito la Clara. No, il riferimento potrebbe non essere ad Alcuino, ma al monaco longobardo Paolo Diacono, che stava qui. Questa è la tua ultima occasione. Il consiglio non tollererà un altro fallimento. Lo so. È occupato. Richiamerà. Il posto dovrebbe essere questo. Procedi. Doveva essere qua! Doveva essere qua! Non c'è fretta. Ragazzi, si comincia. Ehi, abbiamo trovato qualcosa!